Buongiorno. Dunque, in questo derby conterà secondo lei di più il buon momento della Lazio, la voglia di reagire di questa Roma che già Basilea ha dato una bella prova, insomma, di carattere e di qualità? Ma a me onestamente della Lazio non è che interessi molto, io guardo la Roma sta facendo bene, dopo il pareggio di Parma siamo andati a vincere in Europa e non era facile vincere con tre gol, segnando tre gol a Basilea, per cui adesso dobbiamo interrompere la striscia e vincere fuori casa per la prima di campionato. Ad oggi, mister, la Roma in cosa secondo lei è più forte, più diciamo concreta rispetto alla Lazio, o facendo le proporzioni del comunque un derby? Ma appunto, io non parlo della Lazio, non voglio fare considerazioni, paragoni. La Roma è la Roma. Degli altri non ci è mai interessato nulla, per cui stiamo ritrovando noi stessi, stiamo facendo bene, pur tra mille difficoltà. Questo è segno che i giocatori della Roma ci tengono alla maglia, ci tengono ai tifosi, ci tengono a far girare questo momento che ha alle spalle, per cui dobbiamo continuare ad essere così determinati, così vogliosi, così uniti in questo progetto comune che è quello di riportare la Roma in alto. Ecco, ultimissima, Basilea si vede qualcosa? Non c'è divario, sono due squadre che lottano per conquistare i vertici della classifica, in questo momento la Lazio è avanti, ma poi dopo vedremo all'ultimo chi sarà davanti. Raffi ha detto, ma non solo Raffi, in settimana giocare senza Totti, senza il capitano, per la Roma sarà un vantaggio. Chiacchiere da bar, qual è la sua valutazione? Visto che l'hanno fatto i giocatori della Lazio, non sono chiacchiere da bar, sono chiacchiere da addetti ai lavori. Alla sua considerazione, a noi invece il capitano ci manca e faremo di tutto per vincere anche per lui. Prego. Convocato, ma volevo sapere da lei se Nicola Sbordisso è pronto per giocare il derby. Sì, è pronto, ci sarà. Quanto riguarda, prima avevo accennato molto velatamente alla posizione di Menez. No, non avevo accennato per niente. Si parla del modulo tattico, sì. Cioè, volevo sapere, sembra, ma vi chiedo se ho un'impressione, che quando gioca sulla fascia sia un po' emarginato. Quando gioca più al centro, quindi già dietro l'attaccante, da due punte, possa stagionare di più il suo talento. È un'impressione o è talento? No, lui, il suo ruolo è quello là, o dietro le due punte o addirittura come seconda punta, quello è il suo ruolo. Quando decido di giocare il 4-4-2, lui ama di più la fascia destra, me l'ha proprio detto lui, soltanto se non gli passiamo la palla ecco che è emarginato, per cui sta ai compagni di squadra a trovarlo. Quando mi accorgo che non lo trovano, lo faccio trovare io. Sempre tra i convocati, tornano, abbiamo visto sia Pizarro che Brighi, sono allenati, eccetera. Anche loro sono pronti per giocare o serve in questo caso per loro ritornare comunque ad assaporare un po' il clima del gruppo? Intanto, visto che appunto gli infortuni erano di lieve entità, perché Brighi è stato fuori 7 giorni, Pizarro 10, gli infortuni erano molto molto lievi, per cui averli a disposizione già mi dà una certa tranquillità. L'ultima, come sta vivendo l'interno? Normale, non abbiamo avuto molto tempo di pensare al derby perché abbiamo fatto una partita di Champions League, per cui è da giovedì mattina che sto pensando al derby, molto serenamente, con la voglia di batterli, come sempre. Ha detto che sta abbastanza bene, ha grande voglia di giocare. Lei come l'ha visto e che spazio potrebbe avere in questo derby? Allora, Adriano si sta allenando da 10 giorni, 3 con la prima squadra, per cui è logico che ha bisogno ancora tanto di lavorare, però visto che ho tra squalificati e infortunati mi mancano attaccanti, averlo in panchina è sempre un qualcosa, è sempre avere Adriano in panchina e non è male. Ma cambia perché loro, se gioca Zárate, fanno il 4-2-3-1, però hanno giocato anche con il rombo, per cui siamo pronti a in Italia siamo pronti a cambiare modulo, all'estero no, e apposta abbiamo sorpreso il Basilea. E
per affrontare il 4-2-3-1 avversario, qual è il modulo? 4-4-2? Il miglior modulo è essere determinati, compatti e giocare la propria partita. Avrà un'attenzione particolare per Mauri? Avremo un'attenzione particolare per tutti, perché sono buoni giocatori, stanno attraversando un buon periodo di forma, per cui avremo occhi per tutti. La nostra deve essere una gara perfetta, con molta attenzione, determinazione, è quello che andremo a fare domani. Buongiorno. Buongiorno. No, beh, se seguite, e so che li seguite sempre tutti, anche se state a porte chiuse, ma voi avete tutte le informazioni del caso, sapete che Daniele ha dei problemi al tallone, per cui non si allena, ma gioca il suo allenamento e la partita. Grazie. Prego. Mister, poco fa lei ha detto sarà una Lazio più propositiva del solito. Sarà una Lazio più propositiva del solito. Come se l'aspetta? Propositiva, una Lazio che vorrà vincere la gara, se l'ha detto l'allenatore, ci credo. Facciamo le ultime. Analizzando la partita solo con l'aspetto tecnico, la Roma sta affrontando una prima in classifica. Questa prima in classifica è prima solo per è un fuoco di paglia alimentato dalla fortuna o c'è qualcos'altro? Ma io dico sempre che ognuno c'ha quello che si merita, per cui se stanno là se lo sono meritato. Poi se è un fuoco di paglia saranno problemi loro. Noi cercheremo di dargli fuoco, questo è poco ma sicuro. Ma il timore è lo stesso? Quale timore? Di chi? Non è prima in classifica. Non c'è timore. C'è rispetto, sì. Timore no. Grazie. Prego. Posso? Buongiorno, grazie.